Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Outnauts, un gioco che agoniavo veramente da tanto tempo, è uscito da pochissimi giorni, ma gli sviluppatori non mi avevano filato minimamente. Ho dovuto addirittura provare a scrivergli in privato su Discord direttamente al capo sviluppatore e alla fine, probabilmente per sfinimento, mi ha detto dai ti faccio contattare dal marketing e la chiave è arrivata. Il gioco costa 16 euro, quindi cifra assolutamente fattibile, 19,99 invece non scontato. Lo sconto, adesso non so quando vedrete il video, ma finirà il 24 di ottobre, poi sicuramente tornerà in sconto. Diciamo che l'avrei comprato se non me l'avessero mandato, però avendo tante mire e tanti giochi da portare ho preferito, diciamo, le tento tutte un po' con tutti i giochi, anche se in realtà siamo molto molto di nicchia. Allora, quello che mi ha detto l'addetto qua dei codici, mi ha detto, io te lo prometto, è un gioco che non hai mai provato prima a livello di concetto, ed effettivamente è vero, perché per quanto sia molto non scanzonato, però fumettoso, un po' così rilassante, è un gioco che invoglia a essere giocato. Il gioco salva ogni 10 minuti. Che cosa succede in questo caso? Noi siamo atterrati su un pianeta, all'inizio scegliamo la location è fatta di diverse depositi, pietra, argilla, oro, oro, metallo, carbone, acqua fresca, paludi, alberi, campi di cereali e campi di cotone. Questo è al momento quello che il gioco ha da offrire. Non è in early access, quindi dovrebbe uscire comunque degli aggiornamenti in futuro, spero che aggiungano altre cose, ma in realtà ho ancora visto poco, ma quel poco che basta per mettervi la cosiddetta pulce nell'orecchio. Perché un qualcosa di mai visto prima? Perché vedete, io sono questo omino qua, l'unica cosa che mi disturba è questo ritmo super accelerato delle azioni che facciamo, vedete anche quando cammina, quando i robot colpiscono qualcosa, insomma, non... Allora, il bello di questo gioco è che noi possiamo andare ad automatizzare qualsiasi cosa, nel senso che possiamo andare a programmare con una programmazione, la chiamo oggetti ma è sbagliato perché la programmazione oggetti è un'altra cosa, la programmazione visiva, quella che si usa anche per insegnare la programmazione ai bambini, ma facciamo una cosa ancora più bella e usciamo al menu principale e proviamo una partita free, così vi faccio vedere esattamente dall'inizio. Ve la faccio freedom, creative, facciamo quale? Complete freedom, facciamola così. Abbiamo già tutti gli edifici creati, non attivo il tutorial e vi faccio vedere in che cosa consiste, poi continuerò con la mia partita. C'è un tutorial lungo che spiega tutto, ma all'inizio noi siamo atterrati in questa zona e vedete che non vediamo assolutamente nulla. Scendiamo la nostra navicella, che poi se ne va ci lascia lì, e vi faccio vedere proprio rapidamente quello che si può fare. Allora, intanto vedete che qua non c'è assolutamente nulla, ma ci basta passeggiare oltre la zona illuminata per andare a scoprire che cosa c'è intorno. Quindi abbiamo scoperto tanti alberi. Allora, la prima cosa che vogliamo fare come progetto è quella di creare, per ogni colonia che si rispetti, deve avere del legname, della pietra, insomma, le classiche cose. Quello che voglio fare adesso è creare un modo automatico per poter tagliare la legna in modo veloce e automatico. Al momento ho preso la pietra, vedete qua c'è l'inventario, io premendo sulla pietra la posso mettere nello zaino, oppure tenendola qui ce l'ho in mano, se premo col tasto destro la lascio. In questo caso la uso modello Minecraft per tagliare. Lì ci sono delle api, preferisco magari non rischiarla. Allora, in questo caso ho abbattuto un albero, a questo punto magari ne abbatto un altro
E questo qua è un alberello piccolino, però magari ci dà lo stesso il tronco. Sì, infatti. Qua abbiamo le strutture. Guardate le strutture quante sono. Questi sono i tavoli da lavoro, tutte le varie workbench, dal crude workbench, l'assemblaggio dei robot, quello per dare la forma, il chopping block, il frame, la sega circolare, insomma, il tavolo di quello che lavora la pietra, una buona banco da lavoro, uno strutturale, una lavorazione del metallo e la basic bot workbench, oltre che i veicoli, perché si potranno fare anche dei veicoli, dei carretti, insomma, alla The Colonist. O alla, non mi ricordo più il titolo, Factory Town, ecco. Qua possiamo fare varie scatole, contenitori, qua abbiamo vari tipi di dispenser, case per tenere magari all'interno anche gli animali, perché quello che potremmo far fare ai bot sono raccolta, produzione, allevamento, coltivazione. Qua vedete tutte le strutture, ponti. Qua abbiamo i vari recinti appunto per gli animali, la produzione anche di vestiti, qua è un po' tutto il vario, quindi il mulino, le varie tramogge, insomma c'è veramente di tutto, anche la catapulta, la ruota sull'acqua, in pratica il mulino d'acqua gigante, il guardaroba, insomma qualsiasi cosa. Allora, quello che facciamo adesso è creare un tavolo da lavoro molto semplice, lo piazziamo qui. Col tavolo da lavoro iniziamo a produrre tutto quello che ci serve. Al momento, vedete che cliccandoci sopra, il gioco ci dice se ci servono due log e due stick. Quindi in questo caso dobbiamo prendere due log, cioè due stick, scusate. Ah, devo metterli al sasso, giustamente, che poi vedete che è anche una barra, quindi va a consumarsi. Allora, no, continuo a sbagliare perché bisogna cliccare col tasto destro. Allora, prendo uno, prendo l'altro, lo deposito. Ah, ce n'è anche uno qua vicino, ma va bene. Il log. Allora, prendo il log, qua facciamo un modello Montanaro, proprio lo buttiamo sopra. E a questo punto, una volta che abbiamo buttato tutto, lui inizia a lavorare con la sua solita verve. Saltandoci sopra, insomma, realizza il tavolo. Il tavolo ci consente di craftare tutta una serie di tool, dal bastone per pescare, potremmo fare anche la canna da pesca, insomma, questo è un crude scooter, pazzesco. No, allora, quello che mi serve è un'ascia. Ne farò due, anzi, una stick e una pietra, quindi prendo lo stick, tac, prendo la pietra, lo crafto, e perfetto, fatto. Poi la prendo e vedete che ce l'ho e posso abbattere io gli alberi. A questo punto, no, l'altra cosa che mi serve, che è molto interessante, è il fatto che possiamo intervenire direttamente sul log per fare le assi e cliccandoci di nuovo le rendiamo ogni singola asse in due pole, quindi le aste in pratica. Allora, in questo caso il sasso non mi serve più, lo butto che mi servirà a breve. Credo. Andiamo a creare adesso il primo assemblaggio per i robot. Quindi adesso lo mettiamo qui. Da quanto ho visto non c'è una sorta di generazione energetica perché vanno a molla. Poi non so se più avanti ci saranno altre fonti energetiche, però è un gioco che sicuramente ispira tanto, mi piace tantissimo e non vedo l'ora che gli aggiungano cose. Il gioco è uscito, però giustamente io credo lo andranno a seguire anche perché sta riscuotendo un ottimo successo. Due log e due plank. Ok, allora prendiamo il log. Buttiamo il primo e poi iniziamo con la parte davvero davvero figa. Tac, due log e le plank. Adesso dobbiamo riequipaggiare questa. Tagliamo. Scusate, ho preso questo per sbaglio. Prendo questa, la taglio e faccio le plank che mi servono. A questo punto disequipaggio l'accetta. Prendo tutto quello che mi serve e posso fare finalmente il mio secondo tavolo da lavoro. A questo punto andiamo qua e decidiamo, possiamo creare due bot, un basic bot, però vedete che il bot normale invece chiede delle parti che non ho idea di che cosa siano, quindi facciamo un basic bot. Per farlo ci serve una ghianda che spona ogni pianta quando la abbattiamo e gliela butto dentro. A questo punto ci servono tre plank, quindi iniziamo a tagliare gli alberi. Ogni albero ce ne dà due. Tre plank, anche le pole ci servono. Le pole quante?
Una, fantastico, ce l'abbiamo. Allora, via questa, iniziamo a consegnare le plank. Plank sono tre, quindi una, due. Musica rilassante, un gioco che comunque non mette fretta, ma l'aspetto figo arriva adesso. Allora, ci manca un log e un pole. Allora, il log è quello... No, un log, scusate, no. Un pole è questo. E un log è qua in fondo. E abbiamo fatto adesso il primo robottino. Cosa fa la gallina? Va a ritmo. Vabbè, viene... In questo caso andiamo a cliccarci sopra e gli andiamo a caricare la batteria. Lui è pronto. Ora... facciamo una cosa, vado a craftare un'altra ascia, quindi un log e un stone. Prendo quello stone che avevo preso prima, che è mezzo consumato, tanto non servirà a niente. O che nasce magari una stone già mezza rovinata, vediamo. No, direi di no. Allora, in questo caso gliela do a lui, gliela butto. Ok, vedete che l'ha presa. A questo punto io vado da lui, premo vicino a lui, premo spazio. E a questo punto MK001 è configurabile. Quindi a questo punto gli diciamo registra, quindi fai quello che faccio io. Io a questo punto prendo l'ascia, quindi lui userà comunque l'attrezzo che ha in mano. Gli dico taglia l'albero. Ok, fine. A questo punto gli dico con questo comando ripeti, fine, stop. A questo punto posso, cliccando qua, dirgli, registrando però, clicco qua e gli dico usa la massima area possibile, che è questa. Io a questo punto ovviamente gli dico fai questa zona, se possibile, perché gli alberi sono qui. Ok, approvato, stop alla registrazione, via. E lui andrà e farà quello che deve fare. Cerca l'albero più vicino. Vedete come il linguaggio di programmazione è molto molto semplice. Ah no, lui sta aspettando adesso. Vabbè. Vedete, va, ne prende un altro e inizia e fa questo lavoro. Voglio per dire ottimizzare, posso per dire adesso produrre una, quello che mi faceva fare il tutorial era prendere una vanga, fare dei buchi e piantare queste ghiande e quindi rinfoltire. Ma io sono più ambizioso, voglio vedere se posso fare un bot. Un bot con... No, non tagliare, mamma mia che vizio. Voglio fare un bot che mi porti qua i tronchi. Vediamo se funziona, vediamo se è fattibile. Ok, un poll. Niente, riprendi questa, vai a tagliarla. Lui continua fino a quando si scarica o fino a quando... tre plank, ok. Lo ricarico io, insomma. Va bene. Allora, metti via, prendi la plank, butta lì. Non voglio provare ad abbattere quello, anche se credo che non ci sia la morte nel gioco. Non voglio rischiare. Che poi se andate a vedere su Steam, sulla pagina del gioco, c'è veramente il mondo. Se guardate le immagini, gli ispezioni video, è veramente figo come gioco. Cioè proprio clamoroso. Ok, ok. Adesso abbiamo fatto questo. Voglio vedere se riesco a insegnargli la creazione. Allora, intanto ti carico. Perfetto. Adesso prendi, vediamo se si può fare, magari sono ignorante io. Fine nearest log e move e portalo qui. Drop all. Non è precisissimo come comando. Allora, è giusto, però dobbiamo vedere se questo comando, questo lo possiamo buttare. Ah, possiamo buttare solo tutto. Allora, vediamo se lo può fare. Move to log. Find nearest log. Move to log. Pick up log. Ok.
E poi gli dico di buttarlo qua. Move to, vediamo se riesce a buttarlo qua. E poi lo butti qua. Drop all. Stop. Mi sembra abbastanza preciso. Magari gli diciamo una zona dove prendere i log un po' diversa. Magari la puntiamo qua, la accorciamo da questa. Gli diciamo di raccoglierli tutti da qui. Magari lui tanto dovrebbe rilevarli comunque. Quindi ci spostiamo qua. Salviamo la zona e stoppo e avvio. Vediamo se funziona. Vediamo se va e fa quello che deve. Adesso voglio capire se posso abbattere anche questi cosi qua. No. Vediamo. Ha portato il primo. Bene. Adesso però devi andare a prenderne un altro. Qual è il tuo problema? Ah, no, sono un babbano. Ripeti? Giustamente. Forever, oppure fino a che diventa pieno, fino a che... sì, no, in effetti la condizione è per sempre. Vai. È diventata verde la luce, quindi in teoria dovrebbe agire. Adesso vediamo di produrre qualcosa per rinverdire le cose. Questa è una... Ah, per i cereali. Questa è una zappa. No, facciamo la spade e la vanga. Quindi facciamo quella, una stone e una stick. Quindi tac. Ah no, mannaggia, devo buttarlo. Ok, e lo stick è lì. Ok, lui intanto sta lavorando, sta facendo quello che deve fare. Produco adesso lo stick. Ok, e voglio produrre un bot adesso, un altro bot. Quindi classico log che mi ha portato qua. No, non voglio interromperlo, voglio lasciargli quello che è lì. Ok, 1, plank 3, quindi... Sì, vediamo se ce la fa a mollarli tutti lì. Sì, direi che potrebbe anche continuare. Ok, lo buttalo qui, prendo questo, la taglio, facciamo altri assi e le buttiamo là. Ok, una, due, tre, con questa. Una polla e cos'è che mancava? Sì, una ghianda. Prendiamo e poi... Perfetto, e poi tagliamo questa, facciamo una polla. Molto bene. Sì, poi diventerà molto più complesso andando avanti. Comunque, ci facciamo il bot e il bot adesso va a risolvere il problema di deforestazione del nostro ambiente. Quindi in questo caso prendiamo... Vediamo se riusciamo a fargli fare tutto insieme, ma dubito. Serviranno due bot per piantare e cioè per scavare e piantare. Comunque, prende quello. Ora. Ok. Vieni. No. Serve una vanga anche a me. Quindi, uno. Sta diventando notte intanto. No, 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 no. Ok. Gli stick mi sa che si trovano solo per il mondo, non si possono fare. O cadono abbattendo gli alberi, insomma. Ok. Allora. Ascoltami. Tu. MK3, sei? Sì. Ti ho già caricato o no? No, non scavare, mannaggia te. Non scavare. Ok, butta a terra la vanga. Ti ho caricato? No, lo sto... No, 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 no. Lascialo, mollalo lì. Regista. Ok.
Allora, adesso aspetta che prendo questo. Ok. Annulla. Undo. Elimina. Registra. Scava. Ok. A posto. No, registra, ripeti. Praticamente trova tutta la terra libera per poter scavare. E poi lì. Posso. Perché poi il tutorial faceva creare un altro robot che andava a piantare le ghiande. Però voglio vedere se nelle potenzialità di questo omino qui il poter. Il poter rifare, cioè il poter dire, aspetta, ok, prendo una ghianda, e la metto lì. Posso? Ah, ok, sì, si può fare, si può fare, si può fare. E gli dice: trova la buca più vicina qui in zona e piantala. Vediamo se ce la fa. Il dubbio è. Ah no, vedete, ha finito i kilobyte, quello che è. Cioè, non ha più memoria adesso. Devo eliminare dei comandi. Butto via, ok, 2 kilobyte free. Ripeti, ok, ripeti tutto. Do. Allora, to. No! No, mi hanno annullato tutto. No, voglio rifare tutto, voglio rifare tutto. Allora, cancella tutto. Allora, no, non muovere. Allora, praticamente quello che devi fare è. Io prendo questo e ti dico. Scava un buco. Ok. Poi. Adesso questo me lo metto via io. Prendo una ghianda e la pianto nel buco più vicino. Perfetto. A questo punto ripeti tutto. Bene, stop. A questo punto vediamo dove cercare le buche. Quindi facciamo questa zona qua. Perfetto. Cioè dove scavare, scusate, e dove, che è sempre qui, andare a piantare. Ok, perfetto. Fatto. Dovremmo aver finito. Sì, vai. Vediamo se lavora giusto. Lui inizia a scavare un buco. Cercherà delle ghiande da poter piantare e le pianterà. Io adesso gliene butto una qui giusto per mettergliela vicino e vediamo se funziona. Voglio vedere se capisce in automatico che deve buttare la pala. Sì, si è imballato perché non riesce a capire che deve abbandonare la pala. Sì. Deve abbandonare, non ce la fa a capire perché non lo so. Follow bot trade. Possiamo mettergli anche. Ah, ok, no, possiamo scegliere come vestirlo. Vabbè, è interessante. Allora, questo qua dovrebbe essere. No, vabbè, fai una roba. Non ti preoccupare, adesso è tutto finito. Stoppati. Ti butto via. Ti butto via tutto, va. Vai. Così fai, mi fai solo le buche e basta. Ok. Voglio capire se abbatto questo cosa succede con sopra le api.
Sì, ma devo prendere l'ascia però, non... no, 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 buttala, buttala, prendi questa. Ok, vediamo cosa succede se abbatto le api. Sì, veramente mi disturba sta cosa che vada proprio ultra veloce così. E questo? Scusate, eh. Se io vi porto via l'alveare... Ah, ok. L'ho semplicemente preso e poi finisce lì. Allora, che cosa è successo? Qua mi ha fatto una pila impossibile. Però questo, vedete, è scarico, quindi vado a ricaricarlo. Ok, e qua va avanti a farmi il lavoro. Adesso dovrei farne un altro. Questo è quello che invece continua a depositare i pezzi di legno. Non ho ben capito se sia possibile scrivere dei comandi manuali in modo da dirgli... Non lasciarlo necessariamente qui, ma mettili nella zona, ma probabilmente si potrà fare, insomma. Quindi il gioco è figo. Ed è assolutamente originale. Qua abbiamo, ecco, un po' meglio tutto quello che si può fare al momento. Questa è la partita libera, quindi anche i veicoli, vedete i carretti. La canoa. Qua sono i vari giocattoli, i piatti cucinabili, il porridge, la zuppa di funghi, lo stufato di funghi, il pane e burro, sì, la fetta di pane col burro, e i semi di zucca, c'è veramente di tutto. Qua c'è il carbone, la carbonella, il colono. Cacchio è il colono? Il colono chiede un incubatore di colono e un seme di colono. Vabbè. C'è uno skateboard. La crude wheel. Per fare la crude wheel serve il shaping bench. È interessante. Poi non so effettivamente che cosa serve. Comunque, voi fatemi sapere se volete vedere magari un altro episodio in cui facciamo qualcosa di estremamente ignorante, tipo provare a costruire il monopattino. Insomma, adesso vi ho messo un po' la pulce nell'orecchio. Fatemi sapere se il gioco vi è piaciuto, vi piace, questo sta imprecando e non so perché. Che problema hai tu? Use held item. Ho capito qual è il problema. Cioè, tu dovresti trovare un albero. Ah, ok, non trovi più alberi. Ah, perfetto. Allora, scusami, stoppo, edito. Non c'è bisogno di arrabbiarsi, basta dirlo. E io ti cambio la zona. Tac, tac, tac. No, bisogna... vabbè. Ok, vedi, tutto risolto. Via. Tutto lì. Questo sta arrivando in cielo. Se io adesso vengo qua e prendo quello sotto, cosa succede? Taratara. Non tagliare, mamma mia, mi dimentico sempre. Prendo. Boom. Ah, ok, si abbassano. Ok, perfetto. Ce ne vorrebbe un altro che li prende e li mette da un'altra parte. Però non lo so perché questo sta... è questo qui in realtà che voglio, con cui voglio parlare. Scusami, tu, bot, l'MK2. Drop. Ho capito, ma posso scrivere un codice? Expand panel, ok. Move to, drop all. Sarà da capire, perché qua si può copiare lo script. Sarà da capire magari con i bot un po' più avanzati, insomma, però abbiamo visto quanto basta per mettere, appunto, come ho già detto, la pulce nell'orecchio a voi. Scarico, carichiamo. Vedete che sta piantando, io adesso potrei andare e seminare tutti gli alberi per conto mio o farlo fare a un altro tizio, un altro robottino. Questo, anche questo si è imballato e non so perché. Comunque sta piovendo, poi possiamo andare anche a coltivare. No, questa è solo erba, insomma, poi si va giù e sto portando dietro un tronco. Di cose da vedere ce ne sono tante. Guardate quanto è grande la mappa adesso qui, perché poi si potrà andare a scavare, si potrà andare a pescare. Questo poi c'è un bello screen di un robot che pesca, quindi da divertirsi ce n'è. Ci sono anche vari tipi di materiali. Quindi, insomma, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Autonauts.
Questo è la mappa di gioco, il pianeta e la zona in cui siamo atterrati. All'inizio poi ci fa scegliere dove atterrare. Fatemi sapere, io ringrazio ancora gli sviluppatori per avermi permesso di portare sul canale questo gioco. Fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!